Io vivo a Piacenza, come ti ho detto prima, quindi siamo proprio nella zona pericolosa. Noi in pratica adesso sono quasi 40 giorni che siamo chiusi in casa. Io capisco gli interessi economici che sono dietro alla Serie A, nel senso che è un'industria che fattura miliardi, che coinvolge tante persone, a parte i calciatori, ma tante persone che lavorano nell'indotto e quindi posso giustificare il fatto che si cerchi in qualche modo di poterlo fare ripartire. Di tutte le altre categorie, sinceramente, trovo queste discussioni stucchevoli. Si fanno discussioni da gente che probabilmente non si rende conto bene della situazione, forse farebbero bene a fare un giro a Bergamo, a Piacenza. Qual è il tuo ricordo di quel Solana d'Avellino? Non so se la storia è nota, ma io giocavo nella primavera della Roma e venni a fare una partita di campionato ad Avellino e c'era il presidente che era il commendatore Sibilia, che lui amava molto vedere le partite del settore giovanile, della primavera in particolare. Mi vide giocare in quella partita e fece di tutto per prendermi al mercato successivo di novembre. E così fu. Mi giunse la telefonata a casa dal direttore del settore giovanile, in quel tempo era Perinetti, Giorgio. Domani mattina devi partire. E io gli dissi: perché? Dove andiamo a fare un torneo? No, no, l'abbiamo dato all'Avellino in prestito, vai a giocare lì. E tutti sanno, gli abitanti di Avellino, quanto è durata la ricostruzione. Nell'83, diciamo che c'erano ancora le macerie e c'erano le baracche fuori dallo stadio, appena vicino allo stadio, lì ad Avellino, dove la gente abitava. Quindi è una situazione molto difficile. Il calcio era una di quelle poche cose che distraeva le persone. Devo dire, ricordo un'esperienza incredibile. Con il tuo gol all'Inter sei il giocatore più giovane ad aver segnato con la maglia dell'Avellino 18 anni, 2 mesi e 13 giorni. Mi fa piacere questo record. Era la mia seconda partita. Pensa che ho esordito a Roma contro la Lazio. Ho esordito a Roma contro la Lazio e domenica dopo entrai, adesso non mi ricordo neanche a che minuto, e feci gol che sul Partenio era calata già il buio della notte, un'emozione incredibile, una gioia che vedevo nei volti dei miei compagni, tutti dei giocatori incredibili per me, che io vedevo con grande ammirazione. Ricordo dei tifosi. I tifosi, mi ricordo, avevano un attaccamento incredibile. Come ho detto, l'Avellino era l'Avellino Calcio, la squadra era la rappresentazione di tutta la città. Veramente il rito della domenica della partita era quello che aspettavano tutti, un attaccamento totale, e le squadre che venivano a giocare a Avellino questo lo temevano, avevano paura di questo, perché si sentiva l'ambiente. C'è un aneddoto di quella stagione a cui sei particolarmente legato? C'era Bruno Limito, che era uno che continuava a fare scherzi a tutti, che rompeva le scatole a tutti, proprio per dirti che personaggio era di somma, che in campo, se te lo trovavi contro, ti dovevi fare il segno della croce. Fuori dal campo era un pezzo di pane, una persona bravissima. Un giorno Limito gli inchiodò le scarpe alla pedana di legno dello spogliatoio, cioè lui gli inchiodò le scarpe, tirò su le isolette, gli inchiodò con un chiodo nel tacco, cioè passando da dentro alla pedana, e Totò si andò a mettere le scarpe alla fine dell'allenamento e andò per alzarsi e non riuscì ad alzarsi perché le scarpe erano inchiodate a sta pedana, e finì tutto con grandi risate, per dirti che c'era anche nello spogliatoio c'era un'armonia, un'unione incredibile. Ma come ti ho detto prima, le grandi squadre nascono dalla società e dall'unione tra i giocatori, persone serie. Tutti quei giocatori lì erano tutte persone serie, quindi delle grandi persone che ricordo tutti con piacere.